Settembre segna il 50° anniversario dell'uccisione degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 72 da parte dei terroristi dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Quel bagno di sangue sotto agli occhi del mondo intero interruppe i giochi, che erano iniziati in allegria, colorati, moderni e cosmopoliti. La nostra collega Anya Bengtze ha intervistato suo padre, che all'epoca era sul posto come tecnico televisivo. Il nostro studio era quasi di fronte all'edificio del sequestro. Una telecamera è stata immediatamente posizionata sul tetto per riprendere costantemente il famoso balcone su cui quell'orribile terrorista mascherato continuava a uscire. Fino a quando qualcuno non si è reso conto che ciò che stavamo riprendendo era stato inserito nella distribuzione della TV via cavo dal Parco Olimpico. Pertanto i terroristi si sono visti sul monitor e si sono resi conto esattamente di cosa si sapeva di loro. Il tentativo di liberare gli ostaggi fallì nel modo più terribile. La polizia non era preparata a un'azione terroristica del genere. I giochi, interrotti per un breve periodo, poi ripresero. Ovviamente tutta quell'atmosfera spensierata si interruppe bruscamente, ma gli atleti hanno la visione a tunnel, hanno quindi affrontato le loro gare e in televisione hanno continuato a trasmettere tutto. I familiari delle vittime hanno lottato per decenni per la memoria, il riconoscimento della responsabilità dei tedeschi e un adeguato risarcimento. A pochi giorni dal 50° anniversario è stato raggiunto un accordo tra il governo federale e i rappresentanti delle famiglie per un risarcimento di circa 28 milioni di euro.